Niente tutto esaurito in Campania. Le località turistiche non saranno prese d'assalto nelle prossime ore rispetto a quelli che sono i dati di Otei Abac, che ha tenuto contatti costanti in queste ore con operatori e proiezioni di portali online. L'Osservatorio del Turismo dell'Associazione presieduta da Agostino Ingenito riporta infatti che ci sarà un calo di presenze tra oggi e tutta la settimana prossima nelle zone di mare in particolare. Di servizi, acqua inquinata e mare non sempre pulito hanno portato a una diminuzione delle richieste per le strutture alberghiere, villaggi e residenze della costiera amalfitana e cilentana. Ma anche le aree interne della provincia di Salerno e della Campania hanno subito cali, 25% in meno per esempio per il Sannio e l'Alta Irpinia, solitamente mete per gli amanti del fresco e dei vini. A Napoli 20% in meno rispetto agli anni scorsi nelle strutture ricettive. Flessioni in genere per il turismo balneare, il tutto causato dalle incertezze sui last minute, ma anche e soprattutto dall'avanzare della concorrenza dei paesi balcanici, meno cari, con acque meno inquinate, in crescita in particolare Croazia, Albania, Montenegro, mentre rimangono stabili Grecia e Spagna. Nell'area partenopea mantengono il loro appeal le isole di Capri ed Ischia, specie quest'ultima accessibile anche per le tasche meno nobili. La Campania scende nella classifica delle regioni italiane dal punto di vista turistico, superata anche dalle Marche. Da anni non si risolvono problematiche legate a mobilità e sostenibilità e col tempo la gente ha cambiato direzione, scegliendo per le vacanze Sardegna, Sicilia, Puglia, Calabria, Toscana, Emilia-Romagna e Liguria in particolare, perché anche in presenza di un leggero costo in più, le famiglie intendono trascorrere la settimana di vacanza senza lo stress di viverla con sporcizia e pochi servizi. Gli albergatori e gli operatori del turismo sperano di recuperare in Campania qualcosa già tra fine agosto e prima settimana di settembre, almeno fino alla riapertura delle scuole fissata per l'11 settembre. L'ABAC ha sottolineato poi che in Campania cresce invece la richiesta di case vacanza o bed and breakfast. Gli stranieri che continuano a preferire la nostra regione, ma non esclusivamente per il mare, invece per le sue storiche, architettoniche e bellezze del territorio, Pompei, Ercolano e Napoli in primis, sono i giapponesi, gli americani e canadesi.